Il dottor Piani, sulla scorta di tutte le perizie convergenti in tal senso, non ha potuto che confermare la pericolosità del MERA, anche alla luce del fatto che lo stesso ad oggi rifiuta volontariamente le cure. Noi stiamo aspettando l'udienza che abbiamo chiesto, ovvero l'appello, affinché si esegua una nuova perizia per valutare la capacità di intendere e volere del MERA. Il fatto che la Corte si riserva di decidere, che cosa può voler dire? No, sarà per poi per destillare anche le motivazioni, ma noi siamo abbastanza pacifici sulla conferma della pericolosità del MERA. E quindi anche le famiglie che voi seguite, che lei segue in particolare, quella di Rotta, che sensazioni hanno in questo momento? Ovviamente siete sempre in contatto. Sono sempre in contatto, restano speranzosi in attesa della fissazione di una data che dovrebbe essere comunque a breve ormai a questo punto. Attendiamo entro la primavera.